air touch, colpi di sole, mesh, foliage, chatouche, insomma, come fare queste fantastiche tecniche utilizzando della frutta e del gesso. Lo vediamo insieme in questo video. Ciò che ti ho detto è una provocazione e non è una bugia, ha un vero fondo di verità. Sì, perché come sai, se segui il mio canale, sono sempre alla ricerca di novità, di chicche da portare ai miei iscritti e ai miei clienti. E ovviamente, appunto, questo video è dedicato a un prodotto che ho scoperto tempo fa in seguito a una domanda di una mia iscritta al canale, che appunto mi chiedeva cosa ne pensavo di questi strumenti, questi fogli che si chiamano paper not foil, e ovviamente la mia curiosità mi ha portato a comprarli, acquistarli, e quindi questo video lo dedico a spiegarti quelle che sono le caratteristiche, i vantaggi e quelli che secondo me sono i benefici di questi strumenti, anzi di questi fogli. Sono Mirko Alunno e sono il fondatore del programma Trasforma la tua passione in un lavoro appassionante. E prima di farti vedere e elencarti quelle che sono le caratteristiche, i vantaggi e quelli che secondo me sono veramente i benefici, beh, io ti invito a iscriverti al canale, perché pubblicherò un video pratico dove ti farò vedere come si utilizzano questi fogli sul lavoro fantastico, meraviglioso, cioè su un lavoro di air touch. Ora andiamo direttamente al video di questi paper not foil. Bene, quindi iniziamo con le caratteristiche. Il primo ingrediente è il CaCO3, che sarebbe la sigla del carbonato di calcio, che è presente circa l'80%. Il secondo ingrediente è la resina vegetale alimentare. Il terzo ingrediente è il precipitato o fase solida di CaCO3, che appunto costituisce l'1%. In pratica sono create utilizzando scarti alimentari vegetali e scarti nobili edili come il gesso. Due misure, formato 13x40 e formato da 10x40 cm. Ora, se sono fogli dovrebbero bruciare, ma facciamo questa prova. Questo è un post-it. Ok, questo sta andando a fuoco, questo invece non brucia. E questo appunto perché non è carta. Ok, vediamo la resistenza. Questo è un foglio di carta. Questo è un foglio paper not foil. Quindi anche una grande resistenza. Ok, quindi quali sono i vantaggi? Evita l'effetto cartoccio della stagnola, proprio perché la stagnola non permette ai gas prodotti dal decolorante di uscire. Con paper not foil il capello respira e traspira, e questi fogli sono già pronti per essere utilizzati. Ok, tante belle qualità, ma quali sono i benefici che in realtà può avere un mio collega, appunto un parrucchiere, quando utilizza questi fogli? Ok, il primo beneficio è la percezione che ha la tua cliente su di te. Rispetti l'ambiente, ami le novità che portano valore alla tua cliente e ovviamente all'ambiente. La seconda cosa è che sei più veloce, visto che sono già pronte all'uso. Il terzo beneficio è che prove fatte usando questi fogli si evita il surriscaldamento delle ciocche sigillate con le cartine e di conseguenza maggiore rispetto alla fibra capillare. Il quarto beneficio è che si evitano reazioni della decolorazione che avvengono solitamente a contatto con metalli di alluminio. Quindi migliore salute per i nostri clienti e ovviamente per l'operatore. Ok, quindi basta con le chiacchiere, iscriviti al canale perché così riceverai la notifica del prossimo video, che sarà dedicato a una fantastica tecnica, un lavoro bellissimo, appunto una tecnica dell'air touch con l'utilizzo di questi fogli. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!